di modificare manualmente la formazione del tuo gruppo. Questa è la prima formazione della lista, che sarebbe questa, vedi? Optimal auto formation. Quindi magari in cima ci mette quello più... quello più forte. Allineerà automaticamente il tuo gruppo mettendo membri più forti in primo piano. Poiché funziona automaticamente, durante l'utilizzo non è possibile modificare manualmente la formazione del gruppo. Però a me mi piace più tipo così. Ah, poi la tizia se n'è andata, Quella... come si chiama? Quella... la ragno? Sì, se n'è andata. Se n'è andata perché non ci stava con quel discorso lì. No, non gli è piaciuto il discorso che noi abbiamo fatto come ci pareva, e eccetera, eccetera. Ti faccio apparire. Se no, eccoti, magari... se no... Okay. Se no, tanto dopo magari andava via lui. Sì, infatti, alla fine sono tutti contenti. Mi ha detto lui che sono contenti perché gli hanno dato una nuova speranza, nel senso che li fanno sentire di nuovo che contano, via. Adesso che sennò loro erano tutti sotto... Esatto. Allora, qui che è successo? Del casino? Allora, andiamo. Allora, si continua, si prosegue. Anzi, ci si avvia verso il labirinto. Siamo partiti. Oh mamma, qua c'è da leggere un pochino. Leggiamo un pochino, allora. Nel combattimento a turni i personaggi agiscono a turno. L'ordine dei turni è determinato dalla prova di iniziativa e dipende dal punteggio di caratteristica corrispondente al personaggio. Un personaggio può compiere alcune azioni. Ah, ma vedi che ora c'è il combattimento a modo. Non c'erano mica tutte queste cose qui, Negli altri combattimenti, il turno di combattimento. Mi sa che non c'erano, Quindi inizia il turno del personaggio successivo nella coda dell'iniziativa. Mi sembrava strano, L'ordine dei turni si basa sulla prova di iniziativa all'inizio del combattimento. Maggiore è l'iniziativa di un personaggio, più basso vengono visualizzati nella coda sullo schermo e prima agiscono, e va bene. Puoi ritardare il turno del tuo personaggio fino al momento più conveniente. Per fare ciò seleziona la coda del personaggio di cui vuoi ritardare il turno. Tali azioni nella coda dell'iniziativa sono irreversibili e il nuovo punteggio di iniziativa viene salvato per il personaggio fino alla fine del combattimento. Tuttavia puoi comunque ritardare di nuovo il turno del personaggio. Qua ragazzi, mi dispiace, ma c'è da leggere a modo perché è importante. Ma che già c'è anche di quel discorso dei dadi. Dei dadi della... cos'era l'armatura? È probabile, sì, la classe armatura. Durante il proprio turno, un personaggio può effettuare una singola azione standard, una singola azione di movimento, una singola azione veloce e un numero illimitato di azioni gratuite. Tutte queste azioni insieme richiedono 6 secondi del tempo reale. Molto spesso viene usata un'azione di movimento per muoversi o bere. O bere? Una posizione? Una pozione. Ah, una pozione. Un'azione standard per attacchi, lancio di incantesimi o movimento aggiuntivo o un'azione veloce per attivare capacità speciali di classe. Sono possibili anche altre combinazioni. Ci sono anche le cosiddette azioni a tutto tondo, che consumano sia le tue azioni standard che quelle di movimento. Per impostazione predefinita, il sistema sceglie una combinazione ottimale di tipi di azione per eseguire il comando. Puoi cambiare questa combinazione usando 4. Giro, non ci ho capito una sega. Giro a sorpresa. Se inizi un combattimento con un avversario che non è a conoscenza della tua presenza, il tuo gruppo ottiene un vantaggio di... during this round, your challenge can take a limited numbers. Durante questo round i tuoi personaggi possono compiere un numero limitato di azioni, mentre l'avversario non può agire. Ah, è questo il giro a sorpresa. L'attacco a sorpresa, praticamente il classico attacco sia di spalle come negli altri giochi. Va bene. E si agisci prima di preferire. Esatto. Esatto, allora andiamo a vedere l'azione di movimento. Queste cose qua sarebbe buono anche tenersele e fargli una piccola foto, perché possono... Nei giochi cartacei abbiamo sempre il manuale lì insieme a noi, ma qui magari per ricordarselo almeno le prime volte una piccola foto potrebbe fare comodo. Come azione di movimento, un personaggio può percorrere la distanza consentita dalla sua velocità o bere una pozione. Un'azione di movimento può anche essere usata per cambiare il set di armi attivo del personaggio. Durante un round a sorpresa i tuoi personaggi non possono eseguire un'azione di movimento.
L'azione standard viene utilizzata per la maggior parte delle attività di combattimento, come attacchi, attivazione di oggetti magici o lancio di incantesimi. Puoi anche spendere un'azione standard come azione di movimento, azione di round completo. Quindi praticamente l'azione di movimento si fa fare due volte, perché ci possiamo muovere due volte, perché possiamo usare l'azione di movimento e l'azione standard. Vabbè, mi sembrano le regole di quello cartaceo alla fine. Questa è un'azione lunga, l'azione di round completo, che consuma sia un'azione standard che un'azione di movimento di un personaggio in questo round. Può comunque effettuare azioni rapide e gratuite. Può essere utilizzato per spostare una doppia distanza. Può anche essere usato per fare un cosiddetto attacco completo. Se un personaggio può effettuare più di un attacco per round, compiere un'azione di round completo gli consente di effettuare tutti gli attacchi. Anche alcune abilità del personaggio, ad esempio carica e incantesimi come evoca mostri, consumano un'azione di round completo. Inizia ad essere complessa questa cosa, eh? Quindi praticamente se fai una di quelle cose lì è finita. Sì, però fai tutto, perché puoi fare il round completo per utilizzare anche magari più mosse di attacco se le hai a disposizione. Un personaggio può muoverci di 5 piedi senza innescare attacchi di opportunità dei nemici. Un personaggio non può fare un passo di 1,5 metri e fare un movimento regolare dello stesso round. Ok, quindi o fai questo o fai il movimento. Azioni libere e rapide. Queste azioni vengono utilizzate per attivare le abilità speciali dei personaggi, come Smite Heavy, Judgment, un attacco di contatto dopo aver lanciato un incantesimo e molte altre. Va bene, allora facciamo così. Andiamo sulla pratica. Ecco, infatti, tutte queste cose nei precedenti combattimenti non c'erano. Non c'erano. E ci fa usare l'Anne adesso, lui, solamente l'Anne, perché è il primo nella lista dell'iniziativa. Quindi possiamo scegliere se muovere. No, non mi fai scegliere altro? No, possiamo. O in alternativa usare la foto. Ah, perché era il discorso di quello che ci ha detto della foto. Sì, ok. Ok, diciamo di sì. E muoviamo qua. Anche se lui ci aveva la... Poteva anche spararli, forse sì, forse. Io quello che non ho capito è da dove. È da dove lo decido l'attacco. Finisci turno. No, è l'arma che c'ho, mi sa, Mi sa di sì. Come faccio ad attaccarlo, ragazzi? Io non ci ho capito una sega. Che poi praticamente questo lucertolone... che poi vedi, ora mi fa fare meno passi, come mai? Sì, ma dov'è che vedo... Quelli rimanenti li vedo qui, va bene, ma perché? Ma allora sono attacchi separati, forse? No, ma vedi, perché ora mi salta a lei... Ah, ecco perché non mi fa attaccare. Frena. Però vedi, lei ha anche la possibilità di attaccare, mentre lui mi faceva solo muovere. Anche se andavo sopra questo. Non lo so, dobbiamo riprovarlo. Man mano che si va avanti proveremo. Ha anche lisciato, ottimo, mi fa piacere. Questo siamo noi, Julie. Potrei provare a fare un acid splash, ragazzi, Che me l'ha fatta laggiù un culo? Vabbè, mi metto lontano con lei e via. 30, vedi, ancora abbiamo, però. Vabbè, lasciala lì. Allora, sta a lei. Attacchiamola, che ti devo dire? Ora sta il lucertolone. Ora può attaccare, vedi? Per due addirittura ne può fare. Ok. Ora sta questa. Anche questa si fa attaccare, Camellia. Ma infatti a me mi sembravano strani i combattimenti prima di questo, perché devono essere a tutti i combattimenti. Cioè... Ah, vabbè, qui mi dice le pozioni. Sì, ok.
Le pozioni di cura delle ferite leggere è un buon modo per guarire in battaglia. Per usarlo, prima trascina l'inventario della fessura della cintura di un personaggio. Grazie al cazzo, ormai è tardi. Successivamente usalo dalla barra delle azioni. Puoi farlo sia in combattimento che fuori. La maggior parte delle pozioni viene utilizzata in questo modo. Ok, va bene. Però ormai non, la barra delle azioni qual è? Questa? Sì. No, queste sono abilità. Libro di magia. Usable item, eccola qua, la pozione. E allora mi faccio... Ah, non abbiamo armi, azioni rimanenti in questo turno. Abbiamo, mi sono praticamente attaccato. Però il bastone te lo fa fare. Dice la stessa cosa. Forse il bastone non è usabile in, in combattimento. Vabbè, quindi con lei dobbiamo finire il turno per forza. Adesso sta di nuovo a noi. C'è scritto che mi dà distanza. C'è scritto questo, c'è scritto. Io posso provare a tradurre tutto e vedere quello che succede. Allora, una creatura nemica a distanza ravvicinata. Tempo di rilancio, azione standard 3, resistenza agli incantesimi. Non influenzato dalla resistenza agli incantesimi del bersaglio. Classe difficoltà 15, descrittori degli incantesimi, acido, spari una piccola sfera di acido contro il bersaglio. Devi riuscire un attacco di contatto a distanza per colpire il tuo bersaglio. La sfera infligge un dado 3 punti di danno da acido, quindi l'incantesimo o l'abilità possono essere usati in modalità automatica. Ah, ok, in sfera infligge da 1 a 3 danni in base al risultato del danno del dado a 3 facce. Quindi l'incantesimo e l'abilità possono essere usati in modalità automatica. Poi per attivarli fai clic con il pulsante destro del mouse sulla sua icona del pannello attivo. Mi sono spostato, vabbè, pace. Stavolta l'ho presa, ok, va bene. Non lo so, forse prima l'ha lisciata, allora non lo so. Oh, l'abbiamo ucciso finalmente. Vediamo che cosa ci dà, un po' di pelle. Perfetto. Allora, direi che non siamo messi bene. Era lei che era la curatrice, vero? Facciamola autocurare, che è meglio. E niente, si riparte e si va avanti. Ma qua giù c'è veramente un botto di roba, tipo anche questa lì che cos'è, scusami, Allora, se per leggerla, scusate ragazzi, per tradurla devo essere devo fare una cosa più laboriosa. Ok, perché altrimenti se no non me la blocca là. Allora, i membri del tuo gruppo, torniamo qui a modino, i membri del tuo gruppo possono usare le loro abilità di conoscenza per ispezionare una creatura ostile e cercare di determinare le caratteristiche di base, la difesa, gli attacchi e le abilità speciali. Durante il primo incontro con una creatura, ogni membro del gruppo effettua una prova di un'abilità appropriata di conoscenza o sapere, vabbè, o sapienza. Il massimo risultato del controllo determina la quantità di informazioni che il gruppo apprende. Se le prove non hanno avuto successo, hai un'altra possibilità di ispezionare la creatura. Vabbè, insomma, serve per ispezionare la creatura. Ok, o viva o morta. O viva o morta. Attenzione, qua c'è già qualcuno. Forse siamo arrivati. No, forse sì, siamo arrivati. Siamo arrivati all'ingresso del labirinto, probabilmente. Devono essere tutte le tribù che ci aspettavano. Le tribù si stanno radunando. Attaccheremo, ok. Ah, le altre tribù non si sono presentate. Li aspetteremo ancora un po' di tempo. Conoscendo Sul, i preparativi dureranno parte migliore di una giornata. Vabbè, una buona parte della giornata. Andiamo a dare un'occhiata nei labirinti e vediamo che cosa c'è. Ragazzi, e quindi niente, dobbiamo entrare nel labirinto.
Io già ho paura. No, è ma figo il labirinto, guarda che bello. Di buono questo labirinto che era pericoloso. Guarda che bello il labirinto che è. Allora, andiamo a vedere. Vabbè, il signore Minotauro, sti gran cazzi. C'è niente da lootare qua in zona, no? Non mi sembra. C'è solamente quella porta lì per poterci andare? È forse questo l'ingresso. Sì, sì, sì. Andiamo, andiamo ad aprire la porta, vediamo che ci aspetta. Allora, qua ci sono anche dei bauli. Che schifo non fanno. C'è una statua di orso, 19 soldini e una pozione che mi sa che è quella che vedevamo prima dalla mercante. Per il discorso de... No, Redus Person. Che roba è? Che roba fa? Questo incantesimo provoca la diminuzione istantanea di una creatura umanoide, dimezzandone l'altezza, la lunghezza e la larghezza e dividendo il suo peso per 8. Questa diminuzione cambia la categoria di taglia della creatura e a quella successiva più piccola. Il bersaglio ottiene un bonus di taglia più 2 a destrezza, una penalità di taglia meno 2 a forza e un bonus di più 1 ai tiri per colpire la classe armatura. A causa della sua taglia ridotta, armi da mischia a distanza usate da questo affare di creature. Vabbè. Ok, in sostanza la riduce per dargli dei malus, ma che al contempo mi sa che gli dà anche dei bonus. Notiamo tutto noi, che può servire tutto. Trofei da vendere magari, sicuramente. Male non fanno. Oh, get ready for the next battle. Get ready for the next battle. Eh? Sono dei balestieri. Sono dei balestieri, quindi attaccano a distanza. Fa piacere. Allora, noi abbiamo lei che attacca con la spada, poi c'è lui con l'arco, poi sta uno di loro, poi sta a noi. Ok. Lei era anche un po' una... Camellia era una... No, uno stregone, ma uno sciamano. È uno sciamano. Allora, lui è quello che combatterà subito dopo i nostri due. Dopo il nostro buon vecchio Lan. Mentre questo è quello che attaccherà dopo la nostra Julie. E questo qua giù è l'ultimo. Quindi direi di ficcare subito lui. Ora ti fa un momento. Invece quello lì ha. Perché probabilmente è lontano, vedi? È lontano, mi consuma troppa azione di movimento, vedi? E mi cambia la barra lì, vedi? Ecco spiegato perché prima non potevo attaccare con la... Però è strano perché era a distanza quell'altro. Allora, qui ci potrebbe servire anche questo qua. Perché no? Ah già, quella è la cura. Già, lei cura, non fa tanto danno. E allora direi di lasciarla ferma. Tanto ascoltano. Mandiamo la picca a questo, perché tanto bisogna levarsi di torno qua. Poi c'era anche il discorso che si poteva fare l'ispezione. Eccola infatti, vedi l'ispezione, eccola qua. Un fighter, un cleric, speed 30 piedi, velocità 30 piedi, iniziativa 3. Questo fa... No, la 3 anche questo, l'hanno tutti a 3. Questo è la 6, chissà però perché se ha 6 parte dopo questo qua. Boh, queste SB vedi sono strane. Non si capisce tanto bene, se non si capisce tanto bene. Effetti e condizioni, flat-footed. Non so, è veramente complicato questo gioco da capire. Forse in italiano poi sarebbe ancora meglio, ma così. Vabbè, questo può colpire a distanza, full attack. L'ho lisciato. Ho preso un colpo solo. Ma anche contrattaccato il merda. Sì, ma non fanno... oddio, forse arrivano. No. Vediamo se mi sposto qui un attimo. Ecco, adesso sì. Che fa questo? Magic Missile. Un dado 4 più 1 danni di magia. Ragazzi, proviamolo. C'è poco da fare.
Meglio che nulla. La rimando con quell'altro. No, è perché era lui che mi ha fatto l'attacco, stava a lui. È finito il mio turno. Allora, questa fa male, mi sa. Aspetta, me lo traduco un attimo questo qua per vedere che cosa fa. Perché è preferibile tradurselo. Allora, un paladino può invocare i poteri del bene per aiutarlo nella sua lotta contro il male. Come azione veloce, il paladino sceglie un bersaglio in vista da colpire. Se questo bersaglio è malvagio, il paladino aggiunge il suo bonus di carisma, se presente. Ai suoi tiri per colpire aggiunge il suo livello da paladino a tutti i tiri per i danni effettuati contro il bersaglio. Dei suoi attacchi di punire, punire il male... Ah, ok, praticamente ci dà dei bonus sui prossimi attacchi, però. Quindi non è... Non fa danno adesso, però ci dà dei bonus sui prossimi attacchi, sul bersaglio, mi sa, che noi andiamo a selezionare. Mi sembra... Cioè, io l'ho capita... Maremma Maiala, l'ho capita così. Proviamo ad usarla, si fa presto, almeno si prova. Vediamo se mi arriva su questo qua. Non mi ci arriva, ce lo faremo dopo. Sta di nuovo la nostra Camellia. No, Sila. Ah, dobbiamo finire il turno probabilmente. Sta a lui che picchia la nostra Sila. Perfetto. Dai, ammazzalo. No, perfetto. Non l'ha ammazzato. Possiamo ritirarci un attimino cercando di evitare il danno. Meno male, l'abbiamo evitato. E niente, qua non possiamo più attaccare, quindi direi di stare fermi qua. Oh, finalmente gioca anche il nostro Lan, che era già un po' che non giocava. Ce la facciamo a farlo fuori, oh, finalmente. E poi qua dopo la porta dov'è? Per andarsi. Ah, è di qua giù, ok. Allora, Giuli. La nostra Giuli è debolina. La nostra Sila ha poca vita. Caramellina la menta, per favore. La nostra Sila ha poca vita. Io rifarei quasi grazie un missile, altrimenti vediamo un po' che cosa offre qua le nostre abilità. Che poi abbiamo anche queste. Ah, anche lei c'ha il discorso qui, guarda. No, è diversa. Questi probabilmente sono tutti i potenziamenti che ci vengono dati. Ascolta, rifacciamogli un missile. Almeno gli facciamo qualche danno, altrimenti non sapevo che fargli. Oh mamma, lei, ragazzuoli miei, purtroppo non ha la pozione per curarsi. La dobbiamo curare con lei, con Camellia, perché altrimenti ci schianta al sicuro, quindi direi di non farla neanche attaccare. Did I mess up again? No, rischiamo di farla morire. Facciamola spostare un po' indietro, senza rischiare di prendere danni da lei. Con lei, anzi. Ecco, lei adesso la facciamo curare un pochino, perché... almeno si riprende un po' di vita, che schifo non ci fa. Allora, adesso sta ancora a lei, ma non può più attaccare perché ha curato. Quindi niente, si finisce il turno. Di nuovo lui.
con le nostre belle frecce. Ma lui non ha abilità belle, no, ne è una sega, eh? No, è abilità di classe tua proprio zero, Lan. Sei proprio un bastardo di nome di fatto, eh? E là ti faccio sparare con l'archetto. E lo dici anche. Oh, l'ha distrutta però, grande Lan, e io quello sto anche a... cioè me l'ha ammazzato tutti lui e ne sto anche a parlare male, capito, poverino? Povero Lan. Sta a Julie. La facciamo avvicinare, che dici? Si fa fare un picchione, dai, facciamone un picchione. Siamo uno stregone. Però non è che ci faccia tanto danno quella a fare lì. Lo so, perché quella probabilmente con meno vita. Poi piano piano si imparerà anche bene che cosa sono le altre abilità. Vediamo se Lan rifà come prima e l'ammazza. L'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, è finito il combattimento, se di vuole. Andiamo a prendere... è chiusa, come mai? Opening locked chest. Vediamo un po', aprire i forzieri chiusi. Puoi tentare di aprire qualsiasi cassa chiusa forzando la serratura con l'abilità inganno o rompendola con la forza bruta. Non sono necessari controlli per aprire una cassa, ma ci vorrà del tempo. Alcuni dei contenuti verranno rotti nel processo e perderanno parte del loro valore. Scassinare la serratura con l'inganno è un modo molto più redditizio di aprire casse chiuse a chiave, perché non corri il rischio di danneggiare il contenuto. Tuttavia, richiede una prova di abilità riuscita. Vabbè, chi se ne frega. Abbiamo trovato un'agata, ragazzi, un minerale, che cavolo è? Non mi dici neanche che cosa ci posso fare nella descrizione. Vabbè. Va bene così. Oh. Ma c'è anche la gente in terra. Qualcosa ci si farà. Allora, lootiamo anche loro. Lootiamo anche lui. C'era anche una pergamena. C'era anche un baule di qua, mi sembra di aver visto prima. Esatto. Anche più bellino, magari qua c'è roba più buona. Vabbè, vedi, pozione delle cure, per esempio, che adesso le posso utilizzare subito. Se io, allora, ecco il discorso, character. Allora, a lei, se io l'assegno qua giù, la pozioncina, non si può, ecco, split, dividere. Se io le assegno a lei una, ecco, tac, ce l'ha anche lei, capito? Le assegno anche a lei un'altra, la splitto. Anzi, la uso subito, via. Almeno mi curo. E ora ne di... cambio un'altra, la do a lei. E l'altra la do invece a Camelia. Tanto mi sembra che lui... Oddio. Lei ce l'ha già. Allora la... ce l'ha anche lui. Ah, vieni qui, usala. Vai, mio uomo. Questa non cura una sega questa pozione lì, La potevano fare che curava anche un po' di più, Magari si trova dopo quelle... Sì, si trovano, si fanno. Io presumo che quando si riesca a tornare in superficie poi ci siano anche i banchi da chimica... E insomma, per andare a craftare oggetti, perché vedi, questo reagente può essere usato to brew potions. Io brew non lo so che vuol dire, ma mi viene in mente da dire creare, fabbricare, una cosa del genere, per preparare pozioni o scrivere pergamene. Quindi anche queste cose qua le dovremo scoprire. Secondo me qua siamo in una specie di prologo. Siamo in una specie di prologo, presumo, quindi dovremo andare ancora un po' avanti. Dovremmo andare ancora un po' avanti. Lui armature non può mettere nulla. Non può mettere nulla perché probabilmente... non lo so se si vede che tipo di armatura mette. Questa per esempio è armatura leggera. Armatura leggera. Chain shirt. Non me lo dici che tipo di armatura è? No. Leather. Padded, ma che vuol dire padded? Scaglie. Imbottita, questa è imbottita. Andiamo a vedere. Chain shirt. Sì, maglia di ferro, a maglia probabilmente. Traduci bene, vedo. Traduce veramente bene. Camicia, ok, vabbè, sì, ma insomma è a maglia. Fammi provare con Google se lui sa qualcosa di più di questo traduttore. Ci vuole un po' di calma, ragazzi, ma d'altronde è così.
Tanto sono termini che una volta imparati poi. Camicia a catena, vabbè, sì, è la classica armatura di maglia, penso che sia di questi tipi di giochi. Mentre questo era l'Eater. L'Eater, vediamo se ce lo traduce, o l'Iter, che dir si voglia. Leggera, infatti. Ah, cuoio, ok, cuoio. Cuoio, ok, cuoio. Quindi questo è di cuoio. Si vede che E lui non equipaggia roba di cuoio. magari avendoci quelle scaglie lì addosso, mezzo termine lì, non le porta. Sì. Sì, l'unica cosa che non capisco è perché non mi fa vedere, cioè mi dovrebbe dire anche i nostri personaggi che tipo di armature potrebbero andare a equipaggiare, capito? E invece non me lo dice. Neanche sul personaggio. Biografia? No, biografia di No, qua. biografia è la storia nostra, poi ci fa vedere un po' qua in che tipo di gioco giochiamo. Loveful God, Neutral God. In base a questo si modifica il nostro stile di gioco, ma lo capiremo con calma. È un po' complesso. Poi, qui ho capito come funziona tutto questo casino. Alla fine è semplice da capire, non è poi difficile, perché vedi, sono i vari livelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 che ci dice che cosa ci sblocca. Per esempio, noi siamo di livello 2, quando faremo il prossimo livello, a livello 3, presumo che ci vada a sbloccare anche queste abilità del Draconic Bloodline Red. Quindi ci darà, oltre che a queste cose, che ci dà un più 1 attacco. 1, 2, 3, 4, non so, non riesco a capire che tipi di attacchi sono. Sicuramente corpo a corpo, ma forse senza armi, non lo so. Poi ci dà fortitude, che sarebbe forza più 1, agilità più 1, will che cos'è? Una testa Sarà tipo saggezza? Intelligenza? Bene, ma ok. era un'idea. Come era scritto, scusa? Ah, Will con la I, infatti mi sembrava strano. Sarà intelligenza? Volere. Volontà, volontà, ok, volontà, a posto, abbiamo volontà. E qua giù ci dà questa roba qui. E qui non lo so, c'è il punto interrogativo su tutti, non so a che cosa sta. Forse si può scegliere noi? O è Non casuale? lo so. Allora, Selected. vediamo un po', eh? Un talento è un'abilità che un personaggio ha padroneggiato. I talenti spesso consentono ai personaggi di eludere regole o restrizioni. I personaggi ottengono un talento al primo livello e ogni 2 livelli successivi. Gli umani ricevono un talento bonus al primo livello. Ma non lo so. Aspetta. Secondo me, possibili selezioni. Selezionati, infatti c'è il 2 che c'hai. 1 e 2. Ok. E quelli sotto probabilmente ti fa scegliere uno di quelli lì, come dicevi. O te li dà casuali o ti fa O ti scegliere uno fa di scegliere. questi. Mari, che basta che Mari tirando Adatti un c'è. dado. Può darsi, adatti c'è. Secondo me sono Muore casuale. casuali. Sono tutti talenti casuali che ci vengono. Anche perché io quando ho messo il livello prima non me l'ha fatto scegliere, quindi secondo me è Non è casuale. casuale. E questo aggiunge anche, se è casuale, se ho capito bene, aggiunge anche un alto tasso di imprevedibilità al gioco. E va bene, e comunque questo è il discorso dei livelli che cercheremo di capire bene. Abbiamo appena finito la partita, grazie di nuovo. Se avrei avuto dei soldi te li avrei dati, sì, ho matto, ma che sì, che sì, sono contento, guarda, di averti aiutato e sono contento che sei passato. Alla fine serve anche a questo, cioè io lo faccio anche per questo, quindi mi diverto anche così, vai tranquillo. Grazie mille, Riccardo. Allora, tornando a noi, al nostro gioco, tornando a noi, al nostro gioco Non si è ancora capito il discorso dell'armatura. dell'armatura, Siamo non si partiti da vede, quello sì, non si poi. vede. Perché qui c'è scritto Armor Class. Sì, ma questo è l'armor class, è il discorso di quanto loro, te lo ricordi come nel gioco di carta, delle carte, quanto loro devono fare. Per farti il danno, sì, per farti. Esatto. I 2 contro 2, allora, sì, li puoi fare, ma purtroppo li puoi fare solamente contro il computer. Non li puoi fare te e il tuo amico insieme contro altre 2 persone online. Purtroppo non c'è modo di farlo. Per
perché le stanze sul gioco lì del tennis sono solamente da due persone. Me l'hanno già chiesto in tanti, infatti ho provato in tutti i modi a farlo, ma non ho trovato soluzione, perché più di una persona non te la fa invitare e ti fa giocare solamente contro il computer, quindi non credo, purtroppo. Prova a fare espandere col tasto. Però il discorso dell'armor class qui è quanto loro devono fare con il punteggio dei dadi. Vedi, la tua classe armatura rappresenta quanto sia difficile per gli avversari sferrare un colpo solido da non su di te. Però non mi dice che tipo di armatura. Vabbè, si va a intuito. Per farlo, hai visto quando te selezioni, ti ho fatto vedere prima che vai a vedere di selezionare tutte le impostazioni della partita. Prima ti fa scegliere il campo, il clima, eccetera, eccetera, vai avanti. Quando sei andato avanti ti fa scegliere se giocare un match in singolo oppure in doppio. E quando sei lì scegli in doppio. Dopo vai avanti, crei la lobby, inviti il tuo amico e quando hai invitato il tuo amico credo che dovrete mettervi dalla stessa parte di campo. Quando siete sul menu più prima della scelta del personaggio, mi sembra che lo fai da lì. Però non sono sicuro. Prova, ma vedrai che dovrebbe essere così. Allora, comunque questi tipi di armatura, solo questa. Ah no, anche lei ce le può indossare. Vediamo un po' se c'è qualcosa di più forte. Al momento equipaggia armor class 4, questa una direi proprio di no. No, no, no. Questa qua di cuoio, no, no, no. E anche questa qui è uguale. E anche questa è uguale, quindi niente da fare. Guardiamo quell'altra. Per esempio, c'ha uno scudo in mano, perché non me lo fa usare di legno? Grazie, grazie mille Riccardo, grazie mille. Quando vuoi, siamo qua. Non so perché non me la fa... Can't be equipped by this character. Non può essere equipaggiato da questo personaggio. Non lo so. Comunque no, tutte le armature che abbiamo nessuno le può usare. O chi le può usare fanno schifo. Vediamo le armi, perché poi comunque noi siamo uno stregone e si va con una lancia, alla fine. Ottimo. Io però mi devo sentare. Vai, sentiti. Allora, abbiamo equipaggiato una torcia, ovviamente, per andare avanti, che non ci interessa. La potrei anche levare, tanto alla fine non ci serve. Ma possiamo dare a qualcun altro la torcia. Li potete dare anche... Ah, cazzarola, la balestra è a due mani, però perché no? Per farla colpire dalla distanza anche lei. Proviamo col balestrone, vada bello che... Lo stregone col balestrone non si era mai visto. In attesa di trovare poi armi migliori e più consone a questi personaggi. Allora, qua abbiamo tre daghe che fanno schifo rispetto alla spada lunga di lei. Però è strano, ma neanche lei può... Lo scudo va bene? No, fa schifo, infatti. Vabbè. Penso che quella spada lunga lì sia imbattibile. Ce ne abbiamo una uguale identica, la longsword. La balestra no, questa si fa picchiare corpo a corpo, che mi piace di più l'idea di picchiare corpo a corpo con lei. Masterwork Great Sword, questa sarebbe buona, 2-12 danni, questa è più forte anche, quindi perché no? Però ho paura. Primary hand, secondary hand, infatti è due mani. È a due mani e mi devo togliere lo scudo. Vediamo un po', ma vedrai, sì, mi devo togliere lo scudo. Però è cazzuta, Però è ultra cazzuta, è ultra figa. Sarebbe ultra figa veramente. E proviamo a lasciarla, vediamo se poi prende troppo danno, magari le rimettiamo. È che fa un botto di danno, siccome così, Mentre lui, il nostro tizio, Lan, il nostro bastardo, come gli piace chiamarsi a lui, il nostro meticcio, ha un arco che potrei sostituire con questa, ma alla fine non è che sia granché migliore, perché è uguale praticamente, anzi fa 20x3 di danno critico, mentre questo qua ne fa 19x20x2, quindi è forse anche peggio, quindi non me gusta. Va bene, le abbiamo viste le armi, magari questa robetta qui quando si arriva da un venditore si può anche vendere tutta, tanto abbiamo constatato adesso che non ci serve più. Abbiamo delle pergamene,
scroll, ok, ho inflicti light wounds per Camelia e per Camelia, tutto è solo per Camelia, come mai? Vediamo un po' che cosa fa questa qui. Il soggetto ottiene bonus di deviazione più 2 alla classe armatura e bonus di resistenza più 2 ai tiri di salvezza. Entrambi questi bonus si applicano contro gli attacchi effettuati o gli effetti creati da creature buone. Inoltre, la biura protegge da tentativi di dominare o affascinare il soggetto. Ok, la biura non so che cosa sia. Mentre questa... Quando imponi la tua mano su una creatura, incanali energia negativa che infligge un dado 8 danni, più 1 danno per livello dell'incantatore, massimo più 5, ok. Poi, non è male però, perché un dado 8 di danni più un danno per livello dell'incantatore fino a un massimo di 5, comunque vuol dire che potrebbe fare un potenziale 8 e 5, 13, quindi non sarebbe male. Poiché i non morti sono alimentati da energia negativa, questo incantesimo cura una tale creatura di una quantità simile di danni piuttosto che ferirla. Ragazzi, questo gioco è complesso e dobbiamo, come vedete, starci attenti e leggere tutto perché ci sono tante cose. Sono amante dei giochi di ruolo di Pathfinder, ho la versione cartacea, quella tipo in stile D&D, e ho anche la versione del gioco di carte, là in libreria. Bellissimo, è uno scatolone enorme quello delle carte con tutte le espansioni dentro, è una cosa fighissima. È fatto bellino e carino il discorso del gioco con i vari luoghi da esplorare, man mano che avanziamo nella campagna ti potenzi con vari equipaggiamenti che poi conserverai per le campagne future, le missioni della campagna future, è figo, è veramente figo. Tutto basato ovviamente anche lì come la maggior parte dei giochi di ruolo di questo genere da tavolo e non sui dadi a più facce fino ad arrivare a 20 facce. Sono fighi. Buonasera a lei in 9, buonasera Ivan, buonasera, grazie di essere passato a trovarmi come sempre, sono qua che bestemmio a capire un po' questo gioco complesso. Va bene, detto questo, allora direi di proseguire verso questa porta, apriamola, mettiamo tutte le informazioni e andiamo. Che cosa ci sarà di là non si sa, sicuramente ci aspetta un altro combattimento, ho paura che ci aspetti proprio un altro combattimento. Non c'è altro qua da prendere, eh? No, non c'è altro. E vediamo se lei, se la tizia qua può curare qualcuno, perché no, abbiamo finito. Ma per esempio anche questa cosa qui, no, per esempio, allora fammi vedere qua che cosa fa, perché è inutile non sapere che cosa fanno le abilità in questo gioco, quindi me lo traduco alla grande e si guarda. Questo incantesimo provoca la crescita istantanea di una creatura umanoide raddoppiando la sua altezza e moltiplicando il suo peso per 8. Questo aumento cambia la categoria di taglia della creatura in quella successiva più grande. Il bersaglio ottiene un bonus di taglia più 2 alla forza, una priorità di taglia meno 2. Ah, vabbè, è l'opposto della pergamena che abbiamo trovato prima. In 9 mi sgranchirei volentieri, ma se mi sgranchisco rischio di prendere una fitta alla schiena al nervo sciatico, perché non sono messo bene ultimamente. E quindi, non lo so, mi sgranchisco magari un pochino le braccia o le mani perché sono veramente cotto. Attenzione, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp. Rischio di rimanere qua in live, bisogna chiamare l'ambulanza in live, potrebbe essere infortunio rischiato, potrebbe essere una brutta cosa. Warhammer Shadowbane, l'hai mai provato? Ho visto che ora è gratis per Xbox. Fammi vedere qual era Shadowbane.